quanto riguarda l'attività politica, sapete che FIAIP, che è l'unica tra l'altro associazione di categoria presente ai tavoli dell'emergenza del Covid, già dal 4 marzo sapete che la nostra federazione ha presentato 10 proposte, 10 richieste a tutela della categoria. Questo documento poi è stato implementato e presentato anche al sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, l'onorevole Alessia Morano, in un momento successivo. Dopodiché è iniziato l'iter parlamentare e in questi giorni vi è arrivata una mia comunicazione a riguardo, abbiamo presentato un pacchetto di 9 emendamenti. Dei provvedimenti, ecco, che abbiamo attenzionato al governo, li abbiamo suddivisi in 4 segmenti. Un primo segmento riguarda la preoccupazione forte che tutti noi abbiamo di sospendere versamenti, pagamenti, in poche parole evitare delle uscite. Noi sappiamo che adesso le nostre attività sono sostanzialmente chiuse, quindi non possiamo produrre utili, non possiamo incamerare dei denari per poter far fronte alle spese e ai costi, e quindi la prima richiesta che abbiamo fatto già in relazione al decreto Cura Italia è stata la sospensione di eventuali rate di mutui e di finanziamenti, che riguardasse sia eventuale mutuo prima casa che finanziamenti o prestito delle nostre attività, delle nostre aziende. Questo, come sapete, è già recepito nel decreto Cura Italia e a breve, fra qualche giorno, invieremo una circolare da parte del Centro Studi Nazionale della nostra federazione. Abbiamo chiesto anche la sospensione dei versamenti dell'IVA, anche questo provvedimento è stato recepito nel decreto Cura Italia, fino a oggi riguarda il mese di marzo che è appena scaduto, ma auspichiamo una sua proroga anche per il mese di aprile, così come anche la sospensione dei versamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi dei dipendenti, ovviamente per chi avesse dei dipendenti delle nostre agenzie immobiliari. Anche questo, come sapete, è stato recepito nel decreto Cura Italia, però in relazione a questi provvedimenti abbiamo presentato un primo emendamento proprio in relazione al fatto di poter rientrare tra quelle categorie particolarmente colpite da questa emergenza pandemica, da questa emergenza sanitaria. Sapete che alcune categorie come le imprese turistiche godono di alcuni benefici fiscali a noi preclusi ad oggi, e quindi riteniamo che la nostra attività sia tra quelle che sono state particolarmente colpite. In relazione invece alla sospensione di eventuali rate di rottamazione o cartelle esattoriali, anche questa è stata una delle nostre richieste che è stata recepita sin dall'inizio del decreto Cura Italia. Invece, ed è stato oggetto di un secondo emendamento, abbiamo chiesto la sospensione dei versamenti delle ritenute d'acconto di cui al DL 50/2017. Parliamo di chi fa locazioni brevi, dette anche in gergo locazioni turistiche. Abbiamo, presentato un emendamento che appunto prevede la sospensione del versamento delle ritenute d'acconto fino a fine anno, fino al 31 dicembre del 2020, con un pagamento in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Così anche è stato oggetto di un terzo emendamento la richiesta di sospensione anche dei versamenti dell'imposta di soggiorno, sempre di cui al DL 50/2017, ovvero quindi chiedere la sospensione appunto di questo tipo di versamenti fino anche qui a fine anno, cioè sino al 31 dicembre del 2020, sempre con un pagamento entro il mese successivo, cioè entro il 31 gennaio del 2021. Abbiamo anche chiesto, ed è stato oggetto di un quarto emendamento, la sospensione dei tributi locali, ma in relazione all'imposta comunale sulla pubblicità. Questa è un'imposta che ci tocca da vicino, perché è vero che tutti noi facciamo attività di promozione molto online e o attraverso attività anche e soprattutto di cartellonistica, quindi abbiamo ritenuto di chiedere, la sospensione anche qui sino al 31 dicembre del 2020 e anche qui con un pagamento in un'unica soluzione entro il 31 gennaio del 2020. Un secondo invece segmento di provvedimenti hanno riguardato il sostegno e il supporto delle nostre agenzie in relazione a quelli che io definisco quei costi indifferibili, cioè non rinviabili, sono quelli legati al quotidiano, quindi alimenti, medicinali, igiene personale, costi aziendali che non possiamo rimandare. Ecco, qui per noi è importante avere un sostegno del mondo del credito, quindi un sostegno creditizio, e quindi abbiamo chiesto sin dall'inizio di poter accedere noi agenti immobiliari al fondo di garanzia, ed è stato recepito nel decreto Cura Italia ed è stato concesso fino all'80% del capitale richiesto. L'istanza va fatta ovviamente in banca e sono imminenti l'uscita delle modalità attuative. Così come anche un bonus o indennità, chiamiamola, sapete, quei famosi
600 euro. Il timore era che noi non rientrassimo inizialmente in questa categoria che potesse soffrire di questo bonus, invece, come sapete, abbiamo già comunicato, ci rientriamo come anche i consulenti del credito e su questo però è arrivata 2 giorni fa una circolare, come sapete, del Centro Studi Nazionale FIAIP, ma abbiamo chiesto fuori emendamento, ma unitamente a altri emendamenti presentati da altre associazioni, un innalzamento fino a 1000 euro di questa indennità. Si parla di una mediazione a 800 euro e riteniamo che ci siano concrete possibilità di recepimento proprio a partire dalla prossima manovra che dovrebbe uscire subito dopo Pasqua. E in relazione invece agli ammortizzatori sociali, sempre per chi ha dei dipendenti, ecco, ovviamente le nostre agenzie possono usufruire degli ammortizzatori sociali, come sapete già questo rientrava nel decreto Cura Italia. In relazione invece al credito d'imposta pari al 60%, come sapete, del canone di locazione per il mese di marzo, mi riferisco ovviamente al fatto che noi agenti immobiliari siamo inquilini, quindi affittuari e conduttori, ecco, possiamo usufruire di questo 60%. Come sapete, il decreto Cura Italia riguardava solo i C1, cioè i negozi. Noi abbiamo fatto un quinto emendamento, quindi abbiamo presentato un emendamento nel quale chiediamo l'estensione di questa misura anche agli immobili a 10, cioè agli uffici. Questa è una misura che riteniamo, anche perché non è stata richiesta solo dalla nostra associazione, solo da noi, e riteniamo che ci sono concrete possibilità che possa avere un recepimento nella prossima manovra che è imminente.